Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Chi mi conosce già da tempo sa che io amo recitare. Ecco perché il video che caricherò oggi sul mio canale è un po' diverso da quelli che ho caricato fino ad ora. In particolare, quello che vi propongo è un mio studio sul monologo di Antigone. Antigone ha un forte desiderio di vedere sepolto il proprio fratello che la città di Tebe in cui vive considera invece un traditore e quindi non degno di una sepoltura. Ad additarlo come traditore è Creonte. Non solo il padre del promesso sposo di Antigone, ma il capo della città di Tebe. Questo monologo è la risposta di Antigone a una raccomandazione che le fa Creonte, ovvero di tenersi stretto il bene più grande, la vita. La vita, le dice Creonte, è infatti una cosa semplice da gustarsi appieno, perché la vita in fondo non è nient'altro che la felicità. Ecco la risposta di Antigone, fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti. La felicità. E quale sarà la mia felicità? Quale donna felice diventerà la piccola Antigone? Quali miserie bisognerà che compia anche lei giorno per strappare coi suoi denti il suo piccolo brandello di felicità? Ditemi, a chi dovrà sorridere? A chi mentire? A chi vendersi? Chi dovrà lasciar morire voltando lo sguardo? Voglio sapere come dovrò fare per essere felice, immediatamente, perché è immediatamente che bisogna scegliere. Voi dite che la vita è così bella. Voglio sapere come dovrò fare per vivere. Io amo Emone. Amo un Emone duro e giovane. Un Emone esigente e fedele, come me. Ma se la vostra vita e la vostra felicità devono passare su di lui con la loro usura, se Emone non deve più diventare pallido quando io divento pallida, se non deve più credermi morta quando sono in ritardo di 5 minuti, se non deve più detestarmi e credersi solo al mondo quando io rido senza che lui sappia il perché, se deve diventare accanto a me il signor Emone, se deve imparare a dire sì anche lui, allora io non amo più Emone. So quel che dico. Siete voi a non sentirmi più. Vi parlo da troppo lontano adesso, da un regno nel quale non potete più entrare con le vostre rughe, con la vostra saggezza, con la vostra. Con la vostra pancia. Rido, Creonte, perché ti rivedo 15 anni tutto d'un tratto. Hai la stessa aria di impotenza di credere che si può tutto. La vita ti ha solo aggiunto tutte quelle pieghettine sul viso e questo grasso intorno. Mi disgustate tutti con la vostra felicità, con la vostra vita che bisogna amare, costi quel che costi, come dei cani che leccano tutto quello che trovano. E questa piccola fortuna per tutti i giorni se non si è troppo esigenti. Io voglio tutto e subito, e che sia tutto intero, altrimenti rifiuto. Non voglio essere modesta io e accontentarmi di un pezzettino se sono stata saggia. Io voglio essere sicura di tutto oggi, e che sia bello come quando ero bambina. O morire. Mio padre è diventato bello solo dopo, solo quando è stato davvero certo alla fine che aveva ammazzato suo padre. Che era con sua madre che era andato a letto e che niente, più niente lo poteva salvare. Allora si è calmato tutto d'un tratto, ha avuto come un sorriso ed è diventato bello. Non aveva che da chiudere gli occhi per non vedervi più. I vostri volti, i vostri poveri volti di candidati alla felicità, siete voi a essere orrendi, tutti. Anche i più belli. Avete tutti qualche cosa di orrendo all'angolo dell'occhio e della bocca. Hai detto bene prima, Creonte, la cucina. Avete tutti delle facce da cucinieri.